tante cose imparerai. Blippi! Ehi! Oggi sono nel grande allevamento dei miei amici, la famiglia Ax. Ciao a tutti! Ci divertiremo un mondo, perché vedremo cavalli, mucche e un sacco di altre cose interessanti. Ehi, Blippi! Perché non prendi una sella che andiamo a farci un giro? Sarà divertentissimo! Wow! Guardate dove siamo! Siamo dentro una vera stalla! Cody è andato a prendere il cavallo e nel frattempo vi faccio visitare la stalla. Guardate qui! È dove si tengono i cani da guardia. Divertente! E qui c'è un'altra cuccia! Andiamo! Un'altra ancora! Guardate! Il cane sarà al lavoro coi cowboy perché la porta è aperta! Ma guardate! Ciao! Non c'è nessuno! Wow! Guardate qua! Ehi! Questo è Fieno! Questo è Fieno! E sembra proprio invitante! Scherzavo, è invitante per mucche e cavalli, non per gli umani! Wow! Lo vedete? Guardate, venite più vicini! Wow! Nom! Andiamo! Wow! Guardate! Un'imbracatura! E un fermatesta! Qui è dove entra il bestiame, proprio qui, per essere visitato e ricevere le vaccinazioni! È come una carriola, ma è piatta! Qui è dove si mette il fieno per trasportarlo fino a dove ci sono le mucche. Wow! 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 Mi vengono le vertigini! Ok. Ancora una stanza. Venite qui. Wow! Questa è la selleria. Guardate! Wow! Quante selle! Ok, per andare sul cavallo ho bisogno di voi. Scegliamo la nostra sella preferita tra queste, ok? Andiamo! Questa? Nah! Questa? Sì! Questa mi sembra perfetta! Ok, ma prima ci serve un cuscino. Questi qui sopra. Venite! Guardate questo! Sapete di che colore è? Già uno dei miei due preferiti! Blu! Ok, prendiamo questo cuscino e poi prendiamo questo qui. E poi ci servono le briglie. Andiamo? Ok, ecco le briglie. Le mettiamo sulla sella. Ok, ecco fatto! Yeah! Ok,
Ehi, grazie per aver preso la sella. Prego. Per favore, passami i cuscini. Va bene. Dobbiamo mettere questi per primi. A cosa servono i cuscini? Sono cuscini da sella. Vanno sotto la sella. Per proteggere... il cavallo. E questa è dove si siede il cowboy. Ok. Si mette sul cavallo. Dopo i cuscini. E si lega sotto. Così non scivola via quando sali. Le briglie. E il morso. Ok. Così chi va a cavallo usa le briglie per manovrarlo. Come uno sterzo. Dunque, così. E poi sopra le orecchie. Così. E le briglie si controllano con queste redini. Oh! Queste sono il manubrio del cavallo. Ok. Beh, vuol dire che adesso posso cavalcare? Direi di sì, Blippi. Bene, Blippi. È il tuo turno. Wow! Ok. Beh, si parte. Buona cavalcata. Grazie. Vado! Questo cavallo è marrone scuro ed è una bellissima femmina. Il suo nome è Fancy ed è davvero mansueta. È stato divertente! Non solo Fancy è un bellissimo animale, ma lei e gli altri cavalli ci aiutano a spostare il bestiame nell'allevamento. Che emozione essere andato a cavallo! Vediamo cos'altro hanno in questo allevamento! Andiamo! Wow! Si parte! Wow! Oh! Questo è un quad e si chiama così perché ha quattro ruote. Una, due, tre, quattro! Oh! Oh! Ora siete sul quad insieme a me. Non è divertente? Wow! All'allevamento usano un sacco di mezzi utilissimi, come questo quad. E... come questo! Questo camion ribaltabile gigante. E questo escavatore un po' più piccolo. Ma adesso andiamo a vedere il mezzo più grande dell'allevamento! Questo sì che è grosso! Ora che il mezzo è parcheggiato ed è sicuro avvicinarsi, il mio amico Cody, della famiglia Axe... Ciao a tutti! Ve lo spiegherà in dettaglio! Siete pronti? Sì! Cominciamo! Ok, beh, questo si chiama Skidgen. È un mezzo che si usa per spegnere gli incendi. È come un camion dei pompieri e un fuoristrada combinati. Vedete queste ruote giganti? Sono come le ruote dei fuoristrada, sono enormi. Sono fatte così in modo che il mezzo non si blocchi quando è nei campi. Andiamo a vedere davanti.
Qui abbiamo la pala e un rastrello per la sterpaglia. Questa si abbassa fino a terra, spinge via tutti gli arbusti e crea una linea di fuoco. Così quando le fiamme arrivano lì, si fermano. Andiamo a vedere il retro. Nel retro abbiamo una tanica gigante d'acqua. Eccola qui, questa è piena d'acqua. Ne contiene circa 4.000 litri. Qui c'è un avvolgitubo, proprio qui. Questo tubo può essere allungato per arrivare fino al fuoco per spegnerlo. C'è anche una torretta, lì sopra, che gira e spruzza l'acqua. Ma prima di mostrarvela, andiamo a vedere la cabina. Benissimo! Adesso che siamo nella cabina, vi mostro un po' di cose. Questo è il volante, ed è quello che si usa per manovrare questo mezzo. E invece qui davanti c'è il cruscotto, con tutti gli indicatori. Se premete questo pulsante qui, è il clacson. Sentito? Ora guardate dove ho i piedi. Questo è il pedale del freno, e questo è l'acceleratore. E poi qui c'è una piccola leva. Questa alza e abbassa la pala che avete visto prima. Ma adesso vi faccio vedere la cosa più forte. Questo è il joystick, che controlla il cannone ad acqua. Guardate, vi mostro come funziona. Divertentissimo girare questo episodio in campagna! Andate a visitare il canale YouTube della famiglia Axe per vedere altri video sull'allevamento! Bene! Ciao ciao! Pi, 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 seguimi e vedrai, ti divertirai! Pi. Scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Oh, ehi! Sono io, Blippi! Stavo solo ballando! Oh, ma fa molto caldo fuori! Vorrei poter fare una pausa! Beh, non c'è tempo per le pause quando stai ballando! Vedete? Wow! È un carretto dei ghiaccioli e io adoro i ghiaccioli! Penso che dovremmo prenderci un bel ghiacciolo. Andiamo! Ehi! Ciao, Blippi! Molto piacere, come ti chiami? Io sono Giulia. Ti andrebbe un ghiacciolo artigianale? Ma certo! Io adoro i ghiaccioli. Che gusti hai? Questo è cha-cha-cha, mango, ananas e semi di chia. Sembra invitante! Mango, ananas e semi di chia. Ma è proprio buono! Sono felice che ti piaccia. Vuoi vedere come si prepara? Certo! Sarà divertente! Andiamo! Grande, andiamo! Benvenuto nella mia cucina! Wow! Guardate questo posto! Fortissimo! Grazie! Ora, per prima cosa, devi prepararti. Oh, guardate! Questo è un grembiule! Mettiamolo! Wow! Ok, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo tutti gli ingredienti che usiamo per fare i ghiaccioli. Sembra che ci sia tanta frutta e verdura. Sì, esatto. In effetti usiamo molti cibi funzionali per i nostri ghiaccioli. Puoi vedere cavolo, avocado e spinaci e semi di chia. Questo cos'è? Questo è un cocco. Wow, forte! Un cocco! Buono! Beh, che gusto prepariamo? Penso che prepareremo un braccio di ferro. Braccio di ferro? Yeah! D'accordo! Indovina perché si chiama così? Non lo so, perché? Usiamo gli spinaci. Ok. Prendi gli spinaci, ne stavo già preparando un po' prima, quindi potremo aggiungerli. Ok, quindi abbiamo degli spinaci e cos'hai tu? Fragole. Fragole. E poi useremo dei datteri. Datteri! Bene! Andiamoli dietro. Oh, ok! Avevo già iniziato a preparare questo gusto prima. Oh, guardate! Sì! Sembra invitante. Cominciamo, aggiungili. Ok. Ciao ciao, spinaci!
E qui ci sono fragole. E datteri. Miam! Ora, quello che è diverso dalla tua cucina è che qui abbiamo delle macchine molto grandi. Davvero? Che emozione! Sei wow, guardate qui! È proprio enorme! Che cosa fa questo? Questo è un frullatore a immersione. Wow! Lo devi infilare dentro e poi premere il bottone. Wow! Ecco fatto. Quindi questo frulla tutto in un liquido. Esatto, fa proprio questo. Wow, sembra gustoso. E adesso cosa facciamo? Ora lo verseremo negli stampi. Ok. Ci servirà la mia brocca. Wow. Quindi in pratica sono tre ingredienti frullati insieme per creare un liquido gustoso. Quello che dobbiamo fare ora è versarlo. Oh! Dobbiamo farlo entrare nei fori. Agitandolo. Esatto. Posso? Certo. Ok. Qui ce n'è ancora. Wow! Sono rimasti dentro dei pezzi grandi. Va bene. Ce n'è ancora. Ok. E non ci resta altro da fare che, togliamo questi pezzi, mettere dentro i bastoncini. I bastoncini dei ghiaccioli. Ne avete mai mangiato uno tenendolo con un pezzetto di legno? Esatto, è quello che abbiamo appena infilato. Sono davvero comodi. Ok. E adesso li mettiamo nella nostra speciale macchina per ghiaccioli. Wow, che cosa fa questa macchina? Li rende super freddi, congela i ghiaccioli in 18 minuti. Wow! Sono proprio emozionato! Mi piacciono tantissimo i ghiaccioli! Ehi, guardate! Adesso li metto dentro. Wow! È davvero così freddo lì dentro? Sì, è fatto con un liquido speciale che congela i ghiaccioli. Wow! Non posso dirti i miei segreti? Ah! Magari dopo. Adesso che si fa? Beh, di solito, mentre aspetto che i ghiaccioli si congelino, vado a ballare. Ok, andiamo! Wow! Significa che sono pronti? Esatto! Wow! Bene! Sgoccioliamo il liquido refrigerante. Ok. Asciugano. Va bene. Adesso prendo questo straccio così non mi scivolano. Torniamo di là ballando. Sì! Li mettiamo in questo liquido. Ok, a cosa serve? In un certo senso li ammorbidisce, così vengono fuori. Uno è caduto. Ecco fatto. Wow! Questi sembrano gustosi. Che emozione! Fai pure, prendine uno. Ok, che ne dite di questo? Wow! Gnam! È buonissimo! Gnam! Ma adesso devo tornare di là e vendere altri ghiaccioli. Ok. Puoi badare alla cucina. Prova a inventare un gusto. Oh, inventare un gusto? Sembra divertente! A dopo, Blippi! Grazie per la visita! Figurati! Avete sentito? Voi ed io inventeremo il nostro gusto, Blippi! Facciamolo! Capito cosa faremo adesso? Stiamo per preparare il nostro gusto personale! Non vedo l'ora! Bene, con cosa possiamo lavorare? Ok, sapete che frutto è questo, vero? Esatto, questa è una mela! Ok, sembra che ci sia dell'uva. Miam! Cosa sono questi? Guardateli! Già! Questi sono limoni. I limoni sono di colore giallo. Wow! E poi abbiamo del verde qui. Wow! Spinaci! Wow! Ciao! Sembrano capelli. Questo è cavolo. Il cavolo è davvero buono! E non ama i contenitori! Che buffo! Ok, mettiamo a posto questi.
Così possiamo continuare a vedere che tipi di frutta e verdura abbiamo. Come questo. Oh, questo è pesante. Yeah! Questa è un'anguria. Le angurie sono proprio grandi e gustose. Sapete di che colore è l'interno dell'anguria? Esatto, rosso! E l'esterno è verde. Ok, ancora altri due. Banane e... oh, ananas! Gnam! Ok, dunque, vedete che qui abbiamo questo grande secchio. Ci servirà per metterci dentro tutti i nostri ingredienti. Avevo dimenticato le fragole. Cominciamo con queste. Andiamo! Woohoo! Ok, ora il cavolo. Wow! Mettiamone un po' qui dentro. Stiamo andando bene! Oh, mele! Ok, possiamo mettere una mela intera qui dentro, ma penso che sia meglio tagliarla a fette. Avete mai mangiato una fetta di mela? È buonissima! Ok, ecco il nostro tagliamele rosso. Lo mettiamo qui al centro, così, e poi schiacciamo! Wow! Guardate! È fortissimo! Ha tagliato la mela e ora la togliamo da qui e la mettiamo tutta nel grande secchio. Wow! Ma togliamo il torsolo! Togliamo il torsolo, che è il centro. Non lo usiamo perché è tutto pieno di semi. Oh, e parlando di semi, anche le angurie hanno i semi. Ah! Ok, apriamo l'anguria. Wow! Starò molto attento ad usare il coltello perché sono un adulto. Ok, cominciamo. La taglio a metà, in questo modo. La giriamo. Wow! Guardate qui! Sembra gustosa! I nostri ghiaccioli saranno buonissimi! Ok, ho un'idea! Arriva! Ok, abbiamo una banana. La sbucciamo. Ecco fatto! Ciao ciao, banana! Mettiamo anche un'altra banana. Gnam! Ecco che arriva! Gnam! Guardate! A me sembra già super buono così. E voi che ne dite? Wow! E ricordate, abbiamo imparato che frutto è questo. Bravi, il cocco! Bene, questi sono un po' difficili da aprire, ma ne vale la pena. Dunque prendiamo l'apricocco. Wow! Ce l'abbiamo fatta! Guardate! Wow! Wow! Guardate quanto liquido! Fa venire voglia di berlo tutto! Oh, ok, lo metteremo nel secchio per... i ghiaccioli! Wow! Ah, gnam! Ok, usiamo questo attrezzo particolare e prendiamo un po' di polpa di cocco. Già, in questo modo. Buono! Ci siamo quasi. Bene, perfetto. Mettiamo anche questo dentro. Gnam! Perfetto! Oh, qui ci sono gli spinaci. Wow! E poi abbiamo un po' di uva. Metteremo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici acini! Bene! E vi ricordate di questi? Li abbiamo usati prima. Questi sono datteri. Andiamo! Woohoo! Ok, non dobbiamo dimenticarci dei limoni.
Abbiamo così tanti tipi di frutta e verdura qui. Lo tagliamo. Wow! Ok, prendiamo questi e li spremiamo. Ah, avete mai assaggiato un limone prima? Ok, assaggiamolo. Wow! Wow! È aspro! Ok, puliamoci le mani. E ultimo, ma non meno importante, abbiamo un ananas. Tagliamo l'ananas in questo modo. Vedete la parte gialla? Sembra invitante! Adesso prendiamo questo attrezzo per ananas, lo mettiamo sopra e poi gli diamo una bella girata. Wow! Guardate qui! E poi lo tiriamo fuori. Wow! Guardate! Ora lo estraiamo. In questo modo. E questo aggiungerà un po' di sapore dolce ai nostri gustosi ghiaccioli. Bene, direi che è abbastanza. Adesso... Oh, è pesante! Torniamo di là! Ricordate qual è il prossimo passaggio? Esatto, Giulia ci ha insegnato che il secchio va... Oh, messo qui. Prendiamo il grande frullatore. Wow! Oh, e frulliamo. Si parte! Wow! Bene, ora è tutto mescolato. Aspettate un momento. Ci serve un attrezzo magico. Questa è una frusta gigante! Wow! Guardate! Bene! Sta prendendo colore! Ok. Mettiamo via la frusta e poi mettiamo il secchio qui e prendiamo la brocca. Vi ricordate prima? La usiamo per travasare. Che emozione! Lo versiamo qui dentro. Ne prendiamo un altro po'. Ok, andiamo! Ok! Wow! Bene, penso che sia abbastanza. Diamogli una gitata. Ok. Sì, saranno buonissimi. Poi prendiamo questi bastoncini. Wow! Ce ne sono davvero moltissimi. Li mettiamo qui. Oh, perfetto. Ok, ora dobbiamo portarlo alla stazione di raffreddamento. Ci siamo? Lo infiliamo qui. Bene, adesso vi ricordate che cosa è successo poco fa? Ci vorrà un po' di tempo, quindi mentre aspettiamo balleremo! È un campanello? Oh, sembra di sì! I ghiaccioli saranno pronti! Andiamo a vedere! Bene! Oh, che emozione! Ok, adesso dobbiamo asciugarli. Sono curiosa di vedere gli ingredienti. Li vedrai. Ecco che si staccano. Eccoli qui. Ma guardate! I miei due colori preferiti. Già! Guardate! Blu e arancione. Li assaggiamo? Sì. Ti piacciono? Sono deliziosi, Blippi. Sai una cosa? Dovresti venderli là fuori. Fantastico! Beh, andiamo a cercare di vendere qualche ghiacciolo. Ghiaccioli! Ghiaccioli! Chi vuole un ghiacciolo? Mi piacciono i ghiaccioli. È stato proprio divertente imparare a fare i ghiaccioli insieme a voi da Mom & Pop Shop a Costa Mesa, California. Beh,
La puntata finisce qui, ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Vi va di fare lo spelling con me? Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Ciao! A presto! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai. Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Woo! Ciao! Sono io, Blippi! Oggi siamo all'Emmy's Playground di South Pasadena, California! Andiamo! Oggi impareremo i colori! Wow! Questo posto è fortissimo! Wow! Wow! Non possiamo andare oltre senza toglierci le scarpe! Ecco una scarpa ed ecco due scarpe! Ehi! Di che colore sono le mie scarpe? Sembra proprio che siano blu, arancione e bianco! Woohoo! Andiamo! Wow! Questo posto è coloratissimo! Wow! Non vedo l'ora di giocare qui! Oh! Questa è piuttosto colorata! Guardate quest'auto! Quest'auto è di colore giallo e di colore rosso! Andiamo! Wow! Che buffo! Oh, cosa c'è qui dentro? Wow! È morbidissimo qui! Wow! Oh. Ehi, guardate questo! Questa scatola è piena di colori! Ci sono tanti colori da imparare! Dai, continuiamo a esplorare! Wow! Wow! Sembra un castello! Dai, entriamo! Ciao! Wow! Guardate qui! Oh! Questa palla era di colore blu! Ehi! Qui ce n'è un'altra! Quella palla era di colore verde! Ben fatto! Wow! Ehi! Boing, boing, boing! Wow! 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 Il castello è proprio alto! Wow! Ehi, come va? Ehi! Wow, guardate questi scalini! Wow! Vedete i colori? Guardate questo colore! Che colore è questo? Questo è il colore rosa! Questo colore? Questo qui? Già, lo stesso colore del corrimano? Che colore è? Esatto! È di colore giallo! E proprio qui? Questo lo abbiamo già imparato! Questo, questo e questo? Già! Tutti questi sono di colore... verde! Aspettate un attimo! Non è il momento di dormire! Ma questo è un bel divano comodo! Vedete di che colore è? Che interessante questo colore! Questo colore è chiamato turchese! Wow! È una specie di blu e verde mescolati insieme! Woohoo! Non è il momento di riposare, è il momento di rotolarsi! Woohoo! Wow! 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 Mi piace rotolarmi! Che oggetto buffo! E anche colorato! E credo che sia sgonfiato! Come lo gonfiamo? Oh, oh, guardate lì! Wow! Questo
è un motore verde. Già, questo è verde. E giallo! Accendiamo! Ottimo lavoro! Woohoo! Woohoo! Wow! Che colore è questo? Già, è uno dei miei due colori preferiti! Esatto! E fa rima con più! Blu! E guardate questo! Questo è di colore... rosso! Molto bene! È il momento di andare sullo scivolo! Woohoo! Andiamo! Oh! Oh! Ciao! Ehi! Woohoo! Una palla nera! Birilli bianchi! Ciao laggiù! Guardate, sono quassù in cima! Ora scenderò queste scale! Wow! Wow! Adesso sono in fondo alle scale! Forse devo arrampicarmi di nuovo fino in cima alle scale! Ciao ciao! Così colorato qui! Wow! Mi piace gattonare lungo questi tunnel! Wow! Ok! Oh, uno scivolo! Che emozione! Ok! Ok, siete pronti? 3, 2, 1! Wow! Wow! Ciao! Lo scivolo è stato forte! Ed è uno scivolo rosa! Wow! Che cos'è questo? Wii! Wii! Wow! Oh! Mi piacciono i dinosauri! Guardate questi giocattoli! Oh! Sono carini! Ciao! 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 Come stai? Che buffo! Di che colore sono questi dinosauri? Già! Sono di colore viola e rosa! Wow! Guardate questo! È un elicottero! Miau! Miau! Questi sono i miei due colori preferiti! Yeah! Di che colori è questo elicottero? Già, è di due colori. Blu e
arancione! Woohoo! Mettiamolo via e esploriamo! Wow! Guardate questa automobile azzurra! Wow! Guardate quest'altra! Questa sembra veloce! Miau! 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 Wow! Mi piace imparare i colori insieme a voi! Wow! È stato davvero fantastico giocare all'Emmy's Playground di South Pasadena, California! Woohoo! Mi sono divertito un mondo ad imparare i colori insieme a voi! Ehi, come il verde di questa pianta! È stato divertente! Beh, questo video è finito, ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Volete fare lo spelling insieme a me? Pronti? B-L-E... P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Beh, alla prossima! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai! Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi! Sono io, Blippi! Oggi siamo all'Emmy's Playground di South Pasadena, California! Sono davvero emozionato! Perché sto per mettermi in azione e muovere il corpo! E fare un po' di ginnastica e movimento! Andiamo! Wow! Questo posto è fortissimo! E non vedo davvero l'ora di muovermi! Andiamo, venite! Wow! Guardate, è un cancello! Dobbiamo toglierci le scarpe prima di attraversarlo! Ecco, una scarpa... Due scarpe! Mi piace indossare le scarpe quando gioco all'aperto, ma adesso le tolgo perché giocherò al coperto! Ecco fatto! Wow! Entrate! C'è tanto da fare qui dentro! Ma la prima cosa che farò è una corsa tutto intorno, perché è importante riscaldarsi! Cominciamo! Wow! Ehi, se siete a casa e avete poco spazio per correre all'interno, potete comunque correre intorno, in questo modo! Questa volta userò un piccolo spazio. Pronti? Wow! Ben fatto! Wow! È una bella sensazione sentire il cuore pompare, vero? Wow! Sono un po' stanco! Bene, è il momento di giocare! Wow! Guardatemi, sto rimbalzando! Wow! Ok, dai! Facciamo lo stretching. Bene. Andiamo qui. Anche a casa, quando vi siete riscaldati per bene correndo e rimbalzando, fate stretching. Ah, già. Sentite le vostre gambe che sono tese e i muscoli contratti? Possiamo distenderli. Mi dà una bella sensazione alle gambe. Ok, adesso la schiena. Woo! Yeah! Lo state... Wow! Facendo anche voi? Ottimo lavoro! Wow! Ok, adesso continuiamo a giocare! Wow! Wow! Andiamo! Wow! Eccomi! Wow! Ehi! Mentre ero di là, ho visto una cosa fortissima! Andiamo! È un grande spazio aperto dove potremo fare un po' di piegamenti insieme!
Volete fare dei piegamenti con me? Ok, i piegamenti si fanno così. Primo, ci si mette sulle ginocchia e poi si spinge via il terreno con le mani e le braccia. E questo aiuta a sviluppare un bel po' di muscoli. Pronti? Lo avete fatto? Yeah! Bel lavoro! Ok, adesso lo facciamo di nuovo, ma stavolta non ci appoggiamo sulle ginocchia, ok? Pronti? E spingete con gli alluci! Wow! Yeah! Wow! Ben fatto! Piace anche a voi fare ginnastica? Anche a me! È divertente! Ci fa stare bene e ci fa vivere una vita molto lunga e felice! Ehi, vedete cosa sto facendo? Esatto! Sto ballando! Ballare è un altro ottimo modo per fare ginnastica! Vi piace ballare? Oh, sentite la musica? È dolce e lenta. Volete ballare con me? La musica adesso è diventata veloce! Woohoo! Yeah! Bravi, ballate! Adesso che abbiamo finito di ballare, vi mostro qualcosa di interessante. Venite con me! C'è uno scivolo nella casa gonfiabile e ci si può saltare. Volete saltare con me? Ok, accendiamolo! Quando sarà gonfiata, potremo saltare! Ok, andiamo! Wow! Yeah! Adesso possiamo andare dentro e saltare! Woohoo! Così! Quando salterò lì dentro, salterete insieme a me? Yeah! Ok, andiamo! Wow! Siamo come delle rane! Rabbit! 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 A voi vengono in mente altri animali che saltano? I canguri! Mi piace imitare i canguri. Ok, ora entro. Wow! Wow! Tanti animali saltano. Rane, antilopi, canguri. Li avete visti? Wow! Ehi! Wow! Questi si chiamano affondi! Wow! Vedete? Cominciate mettendo la gamba in avanti. Così. Provateci! E poi abbassate la gamba dietro, toccate il terreno col ginocchio e poi riportate la gamba in avanti. Così! Abbiamo appena fatto un affondo! Riproviamo! 2, 3, 4 e 5! Vi sentite bruciare le gambe? Wow! Wow! Ok, prendiamo questi camion dei pompieri e usiamo anche questi. 1, 2, 3, 4, 5! Mi piacciono gli affondi! Mi piace ballare! E mi piace imparare insieme a voi! Wow! Sapete cos'altro mi piace? Mi piace gatto!
gattonare! Yeah! Andiamo! Gattonare è un altro modo per fare ginnastica e movimento! Wow! Oh, oh, oh. Ecco che arrivo! Wow! Mi vedete? Ehi! Wow! Ehi! Sto gattonando come un orso! Wow! Wow! Quali altri animali gattonano? Oh, già, tanti lo fanno! Come i formichieri! Lo sapete cosa mangiano? Formiche! Che buffo! Oh. Ehi! Vi è mai successo di voler prendere qualcosa da terra, ma non riuscite a raggiungerla? Già! Ehi, ci sono! Possiamo fare un po' di squat insieme! Woohoo! Prima si piegano le gambe, tenendo la schiena dritta, e poi ci si abbassa verso terra! Ok, vediamo. Adesso metto qui questo, e poi faccio uno squat. Guardate! Yeah! Ben fatto! Ora potete farlo come esercizio anche senza avere nulla fra le mani. Così! Yeah! Lo state facendo? Ok, facciamone insieme 10. Ok, adesso siamo a 0. Ora che sapete come si fa lo squat... Pronti? Brucerà! Andiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ah! Vi fanno male le gambe? Bravi! Ottimo lavoro! Andiamo a giocare ancora un po'! È stato divertentissimo giocare all'Emmy's Playground di South Pasadena, California! Ed è stato bellissimo anche imparare i movimenti e fare ginnastica! Woohoo! Yeah! Wow! Adesso siamo proprio forti, ben fatto! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Facciamo lo spelling insieme? Pronti? B-L-E-P-P-E! Blippi! Ottimo lavoro! Beh, a presto! Ciao ciao! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai! Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi!